Eccoci qui, tornati al nostro appuntamento The Evolution of Fashion and How to Find the Right Career for You, una serie di dirette social che vede il coinvolgimento di special guest settoriali. Io sono Alessia Calendo, docente di Fashion Communication and Content Production presso la Ferrari Fashion School, che è una scuola dedita al mondo dell'arte, che offre programmi formativi dedicati al mondo della moda, della fotografia, dello styling e della consulenza d'immagine. Questa serie di dirette vi porteranno a scoprire appunto qual è il futuro del sistema moda e qual è il futuro della comunicazione di moda. Dopo aver ospitato Efisio Marras, la cui diretta potete trovarla sui nostri social, oggi abbiamo un ospite speciale, Lucia Del Pasqua. Ciao Lucia! Ciao! Allora, Lucia sul blog afferma: il coronavirus, socialmente parlando, è ora un incubo. Lo si è trasformato. Ecco, non credo sia più il momento di pressare, ma di rallentare. Tutto ciò è più stressante di una giornata in borsa. Lo immagino, ovviamente non ci sono mai stata. Content creator, digital communication consultant, TV host ed influencer. Da piccola voleva inventare lo spiaimegrumi, ma esisteva già, allora optò per la scrittrice. Ha iniziato a lavorare con uffici stampa, nell'editoria, è diventata copywriter e alla fine un libro l'ha scritto sul serio. Il nome che racchiude meglio la sua professione è quello di content creator. Allora, Lucia, tutto vero quello che ho detto? Tutto vero, confermo tutto, sia la mia, diciamo, carriera professionale, il mio percorso professionale, che anche quello che penso su, appunto, questa, purtroppo, questa situazione brutta in cui siamo, socialmente parlando, è sempre più difficile da gestire, perché sai meglio di me che per i social ci sono dei tempi, le persone si annoiano molto più facilmente, quindi mentre all'inizio tutti, io compresa, ci preoccupavamo, no, di marcare il fatto su c'è il coronavirus, cosa dobbiamo fare per tenere occupato il tempo? Dando per scontato che comunque nessuno avesse lavorato più, quando invece magari alcuni di noi lavoravano e come. Anzi, lavorare durante il coronavirus è stato doppiamente un incubo, perché è un fatto, siamo molto poco preparati allo smart working. Spesso lo smart working si traduce in 92 milioni di call, magari alcuni non sono del tutto inutili, ecco. Quindi ho avuto questa sensazione che ci siamo tutte adoperate per trovare cose da fare, per suggerire cose da fare, per fare dirette. Siamo arrivati a una bulimia di dirette interessante, importante, fino a che poi a un certo punto ci siamo tutte dette: ok, adesso basta, adesso io il pane l'ho già fatto, il decluttering l'ho fatto, l'armadio, ho fatto il cambio d'armadio, adesso mi concedo un attimo di pausa. Ecco, quindi adesso per esempio sono nella fase che, vabbè, ho ricominciato a lavorare alla grande, però adesso, ecco, a parte decluttering non ho più da farlo perché sto facendo il trasloco. Però diciamo che dal punto di vista dei social il Covid-19 mi ha messo molto alla prova. I tuoi contenuti digitali hanno chiari rifacimenti al mondo pop, alle vintage advertising italiane e all'iconografia vintage Made in Italy. Come nasce un tuo prodotto visivo? Parti da quello che è il brief del cliente, oppure l'arte, il tuo mood che ti guida nelle storie da raccontare? Allora, no, non parte dal cliente, parte da me. Io ho, diciamo, una collezione di libri, di riviste vecchie, spulcio sempre su Pinterest, che è un grandissimo strumento di lavoro per quanto mi riguarda, ho le mie board. Quindi diciamo che da questo punto di vista sono vecchio stile. Io uso, diciamo, la mente con dei vari cassetti. A seconda del brief del cliente, io apro un cassetto che potrebbe essere il cassetto del film X, il cassetto della vecchia pubblicità che ho visto, il cassetto Y. Comunque di base deriva da quella cultura che mi sono formata mano a mano, sia a scuola che anche nel quotidiano, perché alla fine per chi vuole lavorare nel fashion e nei social contemporaneamente, quella parte di conoscenza se la fa soprattutto dall'esperienza, quindi devi sempre tenere gli occhi aperti e devi sempre tenerti informato. Per esempio, la mia passione per i vecchi manifesti, per la vecchia pubblicità, per il carosello, non ce l'avevo prima, è venuta mano a mano e mi è servita poi per creare tutti i contenuti che tu appunto vedi sui miei social network. Poi i brief del cliente
sicuramente è un compromesso. Ovviamente ci sono dei clienti che sono più moderni, per i quali ovviamente non posso proporre la mia linea così vintage, però la mia linea è vintage e quindi se il cliente non ammette, diciamo, la mia linea, allora preferisco non lavorare perché voglio parlare della mia immagine e della mia credibilità. Esatto, mantieni forte la tua identità. Sei un personaggio che comunque trasmette molta positività e anche un pizzico di sarcasmo e di ironia soprattutto. Il lockdown ti ha causato problemi a livello appunto di creatività, ti ha portato dei momenti di down. Come hai affrontato questo momento di pausa che poi di pausa effettivamente non è stato? No, in realtà dal punto di vista creativo non mi sono mai fermata, anzi mi sono inventata insieme a Mauro, che è il mio braccio destro e sinistro, dei vecchi poster, che sono appunto questi poster con alcune regole del coronavirus, infatti l'ho chiamato il format, hashtag le regole che furono, dove ho ripreso dei vecchi manifesti, delle vecchie locandine, li ho rimodernizzati, anche perché dato che non ci potevamo vedere, erano tutte delle foto vecchie che avevo già utilizzato, le ho messe insieme e ho fatto appunto dei poster con i moniti del coronavirus. Adesso, per esempio, non assembratevi durante la spesa, adesso non me li ricordo, però sul mio feed, certo, sono tutti quanti. Anzi, è stato un momento, diciamo, buono per aumentare la conoscenza, comprando diversi libri in più, sfogliando più riviste, perché comunque ho rimesso in ordine la casa, quindi è stato dal punto di vista creativo un momento molto proficuo, così tanto che a un certo punto paradossalmente mi sono dovuta fermare, perché poi mi sono venute altre milioni di idee. E poi se c'hai troppe idee, alla fine prima devi cominciare a realizzarle e poi insomma cominciare a fare, esatto, fare nuovi mood board. Allora, il tuo feed Instagram ha uno stile prettamente italiano, vintage italiano, ma il tuo è anche un pubblico internazionale che ti segue proprio per l'impatto visivo, oppure la tua fanbase è prettamente del bel paese? No, la mia famiglia è essenzialmente italiana, le persone straniere sono veramente poche, quelle che sono quelle che ho conosciuto nei miei viaggi, che sono rimaste, diciamo, attratte dal mio stile, perché non capendo la lingua, così è stato per esempio per la Spagna e per la Grecia, ho, diciamo, dei follower in queste zone, perché sono stata spesso in queste zone qua, quindi ecco, però sono praticamente tutti italiani, anche perché il mio modo di esprimermi è molto, se non italiano, anche molto toscano. Ecco, è molto toscanaccio, diciamoci la verità. Allora, sui social sponsorizzi, oltre al tuo profilo ufficiale, anche quello della passione per i viaggi, The Nostalgic Traveler, e quello del tuo profilo aziendale, della tua agenzia appunto che hai realizzato con Mauro, Lovo e Solo. Se dovessi scegliere un feed, quale sceglieresti? Scusami, se dovessi scegliere un? Un feed unico, un settore unico, una tematica unica, visto che comunque il tuo profilo è multitasking, ti approcci sia al mondo del beauty, che al mondo del food, che al mondo del travel. Se dovessi sceglierne uno, quale sceglieresti? No, non potrei scegliere perché, allora, dal punto di vista strategico, in linea di massima sarebbe molto meglio avere un profilo verticale, un profilo monotematico, che ne so, parlare solo di giardinaggio, solo di manifesti o solo di X o Y. Però nel mio caso la mia personalità è troppo più forte rispetto a una passione che ho. A me realmente piace, che ne so, fare surf, andare in moto, mi piacciono le vecchie locandine, mi piace nuotare, mi piace leggere, quindi per me sarebbe impossibile riunire. Alla fine nel mio profilo Lucia del Pasqua unisco un po' The Nostalgic Traveler, che è il mio profilo di viaggi, dove faccio vedere solo insegne vecchie, vintage, d'epoca. E poi Lovo Sodo, o Lovo Is Sodo, che è appunto della squadra creativa che ho con Mauro, dove appunto mostro tutti i lavori creativi che facciamo, quindi diciamo alla fine il mio profilo è Lucia del Pasqua. Quindi se dovessi consigliare appunto ad un new talent che vuole approcciarsi al mondo social, consiglieresti un profilo verticale o più profili rivolti alle differenti passioni? Beh, se hanno la fortuna di avere una sola passione, direi assolutamente un profilo verticale, perché un profilo orizzontale è quello più anche per i personaggi. Faccio un esempio, io sono partita da ormai anni or sono, da un profilo verticale perché parlavo solo di moda, quindi erano proprio look, ma erano veramente l'epoca dei blog. Poi piano piano sono diventato un mini personaggio e allora ho ampliato anche il mio feed Instagram.
Poi sai, per me l'importante è avere una coerenza. Se tu hai una coerenza, una linea editoriale, per esempio nel mio caso è il vintage, che prevarica su tutto, allora puoi anche avere un profilo con più tematiche. L'importante è avere delle rubriche e avere un editoriale coerente. Allora, tornando ad uno dei tuoi più grandi amori, appunto il viaggio, tu surfi, giri il mondo, in questo momento come te la senti di raccontare questa tipologia di experience, visto che comunque siamo ovviamente vincolati dal fatto che non si può viaggiare e soprattutto non si possono fare assembramenti, non ci si può spostare? Hai trovato un taglio nuovo per poterle raccontare oppure attendi il momento che tutto torni alla normalità o quasi? Allora, nonostante la mia dottoressa di mindfulness non sarebbe molto d'accordo, non mi piace molto il mood dell'attesa, anche se ci dovrei stare, ecco, però preferisco pensare a quando potrò andare. Infatti, detto tra me e te, io non vedo l'ora di andare al mare, però sono fortunata perché utilizzo molto la mia immaginazione, utilizzo molto la mia creatività e ci sono delle mattine in cui non ti nego, sono dovuta andare a lavorare molto presto in moto e io ero veramente perfettamente convinta di andare a Biarritz a surfare invece che a lavorare. E queste cose sono tutti pensieri che in realtà poi scrivo, sono suggestioni che racconto o le narro con le stories oppure ci faccio dei post. Quindi in realtà però non cambia molto perché sono una persona che... quando guarda una cosa magari si fa un film o se ne immagina addirittura un'altra. Quindi guarda, per quanto riguarda i viaggi, io non vedo l'ora di poter andare al mare, però nel frattempo sono veramente fortunata che anche guardando la maglietta con le paillette mi viene in mente. Veramente dei viaggi pazzeschi, Saint-Tropez, io 54, insomma. Assurdo. Allora, forte di questo passaggio, come pensi di modificare i contenuti social post-pandemici? In realtà hai un'idea di come impostare il tuo feed? Manterrai questo filone oppure attuerai delle strategie creative diverse? Allora, le tendenze, i grandi esperti dicono che questo è il momento in cui forse la fuffa si eliminerà un po' dai social. Quindi vuol dire che questo è veramente il momento dello storytelling e delle storie da raccontare, banalmente, da content creator. Prima, quando magari un'azienda mi dava un rossetto, si accontentava della mia foto col rossetto. Adesso invece non si accontenta, ma vuole uno storytelling. Quindi in questo caso raccontaci il rapporto con la bellezza durante il Covid-19. Per quanto mi riguarda non cambierà assolutamente niente, perché io ho sempre fatto così. Magari prima era ero diretta più a una nicchia, perché comunque... cioè, per starmi dietro, per leggermi, per capirmi, ci vuole, passatemi il termine, uno sbattimento notevole, perché comunque mi devi star dietro, devi stare dietro al mio linguaggio, alle mie suggestioni, al mio filosofeggiare. Quindi continuerò sicuramente ad essere sempre più creativa, continuerò una cosa che avevo iniziato con Mauro, a trasferire l'Instagram nella vita vera, tra virgolette, quindi nell'offline, facendo dei quadri che uniscono il nudo con il cibo, con le stampe analogiche, con delle cornici di recupero. Diciamo che la mia evoluzione, che in realtà mi stava evolvendo prima che appunto già arrivasse il Covid, è sicuramente saltellare dall'online all'offline, dall'offline all'online, perché non vorrei mai essere un personaggio che è solo sull'online. Solo sulla moda, cioè mi piace restare sempre più moda arte, arte moda e far emergere questi due settori. Allora, dal mondo patinato di Instagram al ritorno di contenuti veri, come giustamente dicevi, a un family appeal, per poi arrivare appunto a questa grande esplosione di TikTok, un social che sta coinvolgendo un po' tutti, grandi, adolescenti e piccini. Secondo te TikTok sarà appunto la chiave di svolta dell'influencing marketing post-Covid? Io ho visto che tu comunque sei approdata, stai realizzando contenuti su TikTok. Io personalmente faccio molta fatica e sto cercando invano la chiave per poter appunto approdare su TikTok. Che visione hai in tal senso? Allora, io sono troppo anziana per TikTok. Ci ho provato, faccio i miei esperimenti, ma faccio anch'io come te una fatica enorme. Bene, non sono sola. In realtà non mi piace perché io sono una prolissa.
quindi scrivo tanto, ricerco tanto, faccio tanto. Sto ancora cercando un compromesso ragionevole per adattare TikTok alla mia persona, perché sai, io in realtà sono una da blog, quindi sono una che scriverebbe veramente libri, adesso poi dai, su Instagram si può anche scrivere fiumi di parole e ce l'ho fatta. Su TikTok non so, non trovo un modo per fare, per diciamo, applicare il mio hashtag, uno dei miei tanti hashtag che è hashtag facciamo della cultura, su TikTok. Sicuramente però sarà una chiave di svolta, però se vuoi, per quanto ho detto prima, no, che adesso sicuramente l'influencer marketing cambierà dal punto di vista dello storytelling, quindi saranno richieste alle influencer sempre più storie, quindi sempre più narrazioni. Su TikTok sicuramente adesso abbiamo visto narrazioni un pochino più superficiali, quindi non tanto profonde, ecco. Io rimango sempre dell'idea che rimarrà un social network dedicato a una fascia dell'influencer marketing più bassa. Io comunque ho 35 anni, quasi 36, ecco. E mettermi su TikTok, diciamo che per come sono fatta io, mettimi su Instagram e fammi scrivere e fammi fare delle foto esteticamente belle, perché su TikTok i contenuti sono tutti molto real. Io ho fatto questa suddivisione sia mentale che pratica, le mie storie sono molto real, ma il mio feed è molto costruito. Quindi no, assolutamente, ha acquisito sempre una costruzione, un'identità sempre più forte. Allora, da content creator e diciamo anche comunque un artsy influencer, cosa consigli a chi vuole intraprendere un percorso formativo in tal senso o alle giovani leve che appunto vogliono lavorare proprio nel settore? Cosa suggerisci? Quali strade seguire? Come documentarsi? Insomma, cosa consigli ai nostri allievi e alla nostra fanbase? Allora, io vi consiglio di non buttarvi, nel senso, quando avete il parente che vi dice: c'ho il mio canale Instagram, per favore, della zia, del mio cugino, me lo puoi per favore riempire te? Allora, i canali non si riempiono. I canali social sono uno strumento sia commerciale, quindi che ti aiutano a vendere, sia per creare un'immagine, un personaggio, per crearti un brand. Quindi ci vuole una competenza. Sono stati spesso sottovalutati, adesso grazie a Dio forse si è cominciato a capire che per fare una strategia su Instagram non serve solamente essere bravi, ma per fare una strategia su Instagram serve una formazione, e sicuramente un connubio tra scuola, esperienza, quindi scrivete alle persone che ammirate, stalkeratele, prendete informazioni, libri o quello che volete, ma anche da cose diverse dalla moda. Io ricordo che la Sozzani, tutti i migliori editoriali che faceva esulavano dalla moda, ce li faceva rientrare, ma parlavano di attualità, parlavano di politica, c'era una posizione, cioè quella era la moda, perché tu puoi anche sapere tutto su Armani, Dior, la Schiaparelli, eccetera, eccetera, però alla fine devi anche sapere cosa ti succede intorno, spesso come in questo momento che va tutto sempre più veloce. Esatto, prendere spunto, come dico sempre anche in aula, prendere spunto dall'attualità, dall'arte, dalla musica a 360 gradi per poter elaborare concept sempre più articolati. Poi ai fini dei contenuti social, ma insegnando appunto presso il master di styling, le ragazze, perché è una classe tutta femminile, producono dei contenuti editoriali moda. Noi queste domande, in realtà le domande che ti ho effettuato, sono state elaborate appunto in classe insieme alle mie allieve, abbiamo analizzato il tuo feed Instagram, abbiamo analizzato il tuo blog, perché tu tuttora mantieni appunto la tua piattaforma dove scrivi e dove crei contenuti testuali, che è fashionpolitan.com, correggimi se sbaglio. Sì. Esatto. E una delle domande era questa qui: come far sì che la digitalizzazione mantenga alto l'interesse nell'osservatore e non supprima completamente l'experience B2B, che da adesso sarà sempre più ovviamente limitata, o perlomeno per un periodo di tempo? Perché avremo anche il semplice press day, no? Tu lo sai benissimo, molti sono stati praticamente traslocati a livello digitale, seppure io sia totalmente contraria al fatto che comunque vedere un capo, vedere la collezione di un designer, vedere un prodotto dal vivo è tutta un'altra cosa. Quindi, secondo te, come bisogna mantenere alto l'interesse in questa fase virtuale?
Sì, adesso purtroppo, dico purtroppo perché anche io sono stufa, cioè mi manca molto il contatto, devo dire la verità, cioè tutto bello, tutto quanto, però mi manca molto il contatto delle persone, mi manca molto il contatto materico. Beh, sicuramente con la creatività. Con la creatività, e io sono la maggiore sostenitrice, quindi se tu trovi l'idea originale, l'idea creativa, l'idea unica, sicuramente mantieni vivo lo spettatore o chiunque, insomma, tu... debba intrattenere perché è informare, per questo si parla di alla fine un po' di infotainment, di intrattenere e informare. Quindi, secondo me, l'unico modo è questo: la creatività, la parola chiave. Ok, allora adesso faccio delle domande appunto al nostro pubblico social, vedo che siete connessi. Allora, avete delle domande da fare a Lucia? O non lo so, potete scrivere appunto nel box che vedo su Instagram. Che mi arriva comunque un po' in ritardo. Vediamo, c'è anche la Giulia Boccafogli connessa. Ecco, ho visto anche un po' di allieve. Ok, aspettiamo. Eccoci, ci salutano. Allora, cosa ne pensi della tecnologia digitale nella moda? Ti fanno questa domanda. Beh, allora, alla fine ne abbiamo parlato fino ad adesso. Secondo me questo punto, cioè questo momento storico, forse dal punto di vista della moda, è un segnale, perché noi abbiamo sempre vissuto questa idea della moda come le sfilate, questo sistema che ci lamentavamo tutti fosse vetusto, perché comunque devi spostare un carrozzone da un posto all'altro, fisicamente da un posto all'altro, tutto molto faticoso. E quindi tutti reclamavamo a gran voce questa digitalizzazione della moda, perlomeno anche dal punto di vista delle sfilate. Alcuni marchi l'hanno fatto, nel senso che hanno fatto delle sfilate digitali anche se con un pubblico reale. È stato sicuramente diverso, perché ovviamente cioè l'ebbrezza, l'emozione di una sfilata sarà sempre diversa rispetto a una sfilata vivo, sarà sempre diversa da quella di una sfilata online. Assolutamente, ne parlavamo anche con Efisio, appunto il fascino di vedere una sfilata dal vivo e tutte le emozioni, tutta l'experience che si vive a 360 gradi, ma anche andare a salutare il design, vedere la line up delle modelle, è appunto la bellezza del momento. Poi io ho proprio oggettivamente bisogno del contatto con coloro con cui lavoro, ciò mi fa esprimere anche meglio i fini delle produzioni, comunque editoriali, dei contenuti, quindi concordo pienamente. Allora, abbiamo un'altra domanda. Volevo dire una cosa, Alessia. Sì. Però è importante che sia successa questa cosa, purtroppo, perché così la moda ha imparato ad utilizzare degli strumenti. Per esempio, anche dal punto di vista scolastico, noi stiamo facendo queste dirette, e sono dirette democratiche, che tutti possono vedere. Quindi il fatto che già possiamo uscire da un'aula, o che comunque, diciamo, c'è questo filo, no? Ovviamente digitalizzando la moda diventa automaticamente più democratica. È un aspetto positivo, ecco. Diciamo che è molto bello che le scuole si siano attrezzate da questo punto di vista, non rimanendo... No, assolutamente, noi sin da subito ci siamo attrezzati per poter studiare delle strategie innovative per poter arrivare comunque ad un pubblico più mainstream. Ma guarda, io sono del parere che sì, è bello vivere appunto, come ti dicevo, l'experience, però possono viaggiare su due binari paralleli, quindi digitalizzare al massimo gli show, consentire a tutti di poter rivedere, di poter interagire con il designer, con quelli che sono tutti i momenti di uno show, ma allo stesso tempo mantenere ancora il vivo e la bellezza della realtà, no? Di quello che si vede durante uno show. Ci sono molte domande, allora Lucia, ti faccio un attimo, sto un attimo scorrendo su Instagram. Allora, come iniziare come influencer? Noelia? Io non ho mai iniziato come influencer, nel senso che ho avuto la fortuna, forse, ecco, di credere nel digitale da quando avevo 18 anni, adesso ne ho quasi 36, quindi sono una delle prime, no? Ero quella che scriveva su un blog ed ero invitata alle sfilate, ovunque, per recensire. Allora all'epoca c'era solo la recensione, non c'era il fatto di... non si era così evoluti, ecco. Quindi nel mio caso è capitato. Ringrazio Dio che sia capitato e che io non abbia avuto una strategia
perché mi ha permesso di avere delle competenze anche su altri settori. Io sono comunque una scrittrice, una copywriter, una consulente creativa, una consulente digitale. Esatto, essere multitasking è anche il segreto, no? E oramai verticalizzarsi su un'unica professione non è più come una volta, assolutamente, le proprie attitudini, suddividerle in vari settori, in vari ambiti che comunque confluiscono tutto nella creatività. Quindi quello è un'altra cosa che dico sempre in classe. Sai perché? Perché alla fine, cioè, in questo mondo tutto cambia molto velocemente e tu non sai se, ok, oggi magari c'è Instagram, per esempio, da quando io sono nata digitalmente, prima c'era il blog. Poi i blog sono spariti, perché non legge più. 2000 fino al 2012-2013 abbiamo vissuto di blog, io ho iniziato nel 2007-2006 e poi sono approdata su Instagram nel 2011, quindi ricordo perfettamente, abbiamo la stessa età, stesso percorso, quindi assolutamente sì. Esatto, è tutto così labile e veloce, cioè anche lì prima c'era Twitter, poi Twitter non c'era più, poi Facebook ha cambiato target, poi c'era Google Plus e poi non ha funzionato, poi c'era Snapchat che l'ha preso Instagram. Snapchat, sì, esatto, che poi l'ha preso Instagram, le dirette su Instagram, adesso ci troviamo al video di TikTok. E quindi praticamente dai, approdiamo su TikTok, approdiamo. Però ecco, la risposta come iniziare come influencer, mi fa un po' strano rispondere a questa domanda, perché io ancora sono una nostalgica che crede che un influencer non ci diventa naturalmente. Sicuramente se vuoi studiare come fare l'influencer devi farti una strategia o fartela fare da una strategist, immagino, ecco, per farti crescere e sponsorizzare. Se tu vuoi diventare un influencer, se devi anche mettere dei soldi, ecco. Parlando terra, invece, o se no ti fai taggare da tante persone famose e diventi magicamente un influencer crescendo con i numeri. Questi sono volgarmente i metodi più beceri, o se no c'è il metodo della strategia, ecco. Allora, un'altra domanda: che mindset consigli per chi entra nel mondo della moda, soprattutto per uno studente? Ma allora, che domanda bella e strana allo stesso tempo. Io, il mio mindset con la moda all'inizio è stato entusiasta perché io veramente volevo lavorare nella moda, veramente volevo conoscere tutto, volevo sapere, stavo sempre dietro a qualsiasi persona, ho fatto anche tantissimi stage, ho seguito tantissime persone. Sicuramente il mindset è entusiasta, poi dato che la moda è un mondo molto bello ma anche molto difficile, dobbiamo davvero essere molto forti, quindi se abbiamo magari dei fallimenti, non dobbiamo buttarci giù. Io dico sempre, la mia vita è costantemente costellata di fallimenti, io fallisco sempre, ho tantissime porte che mi si chiudono in faccia, ho cambiato mindset. Quindi dal fallimento al buttarmi giù mi dico, ok, fallimento, perfetto, o lo faccio due volte meglio, o lo faccio con qualcun altro, o non lo faccio più, perché vuol dire che effettivamente non era un'idea così buona. Esatto, no, ma bisogna sempre fallire e cadere per poi riformularsi, e concordo sul fatto che la moda è un ambiente difficilissimo, però se si mantiene la propria unicità e soprattutto dei valori, perché in effetti, come in tutti gli ambiti lavorativi, però la moda... lavorare nel mondo della moda significa mantenere forte la propria identità, i propri valori e principi. Ti faccio un'altra domanda che è appena arrivata. Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera? Allora, ti dico, ce ne sono stati tanti, ma tutti i giorni per me sono emozionanti perché mi permettono di fare un nuovo lavoro creativo. Sicuramente il traguardo diciamo della vita come sogno è stato quando ho scritto il mio primo libro, perché era proprio il sogno di quando ero bambina, ecco, quindi per me è stato molto importante. Adesso purtroppo, e qui appunto ribadisco il concetto, ho fallito e continuo a fallire da mesi perché nessuno mi vuole pubblicare il secondo libro, che secondo me è un libro stupendo, alla fine l'ho pubblicato da solo, però non me lo pubblica nessuno, ecco. Quindi questo è uno. Poi un altro momento molto bello è la prima volta che ho visto una sfilata di moda, che lì ho proprio pianto perché mi sono... Ti ricordi a quando risale? Più o meno, che anno? Secondo me sarà tipo 9 anni fa, secondo me. Sì,
Era il periodo, appunto, mi ricordo, erano tutti coloro che comunque avevano un blog o che iniziavano a muovere i primi passi nel mondo del digital. Ho il ricordo che ci fossi anche tu, così come Arianna, esatto, che poi siamo tutte cresciute professionalmente, siamo tutte poi diventate effettivamente docenti, no? Ed è bellissimo vedere come ci si ritrova e come abbiamo fatto comunque un percorso insieme professionale. Allora, ho un'altra domanda. Libri o consigli che ci possono aiutare nel mondo della moda? Allora, libri non sono del mondo della moda che mi vengono in mente. In realtà poi qui genero una libreria che però adesso è... Anche tu hai la libreria che è diventato il must, appunto, il backdrop must della quarantena. In realtà vuotiamo tutto. No, io mi sono mantenuta sempre sul minimale. Parete bianca, sovversiva sempre, quindi... No, ma io in realtà perché ho scatoloni del trasloco come backdrop, oppure qui c'è una libreria dove c'erano dei libri che avrei potuto farvi vedere, ma ovviamente non ve li faccio vedere perché non so più dove siano. Ma che mi vengono in mente, sulla moda libri, adesso non mi viene in mente nessun libro, perché io consulto libri vecchi di manifesti, perché mi rifaccio alla moda degli anni 50, 60 e anche 70. Però ho due libri interessanti che non c'entrano niente con la moda, ma che possono aiutarvi per il mindset. Uno è l'autobiografia di Marina Abramovic, perché vi fa capire... Proprio una qualunque. No, io in realtà non l'ho mai amata, quando ho letto il suo libro l'ho amata e mi ha dato un certo mindset per approcciarmi al mondo dell'arte. E poi Pensiero laterale di non mi ricordo chi, il pezzo laterale di chi è. Massimo, Lucia, mi fornisci i titoli che vuoi suggerire, poi al massimo io li condivido con la fanbase o comunque anche in aula. Però quello che mi sento di aggiungere è che comunque tutti i volumi dedicati alla fotografia di moda, alla fotografia reportagistica, attingere da quelli che sono gli archivi delle riviste storiche di moda e poi quanto è forte anche comunque la storia del costume. Anch'io mi ispiro molto a quelle che sono le icone dello stile del passato, che poi in effetti la moda è tutto un rielaborare, riformulare le forme, i volumi, mixare quindi quello che è un decennio con un altro, quello che è uno stile piuttosto che con un altro. Il segreto è sempre quello di sperimentare al massimo e di non avere limiti, soprattutto quando si è ancora in ambito formativo. In ambito formativo effettivamente tutto è concesso, quindi porre le basi per il proprio futuro durante un percorso formativo valido, per poi avere un imprinting forte e attuarlo nella vita professionale. Allora, non vedo altre domande e nemmeno, aspetta, qui no. Allora, io direi intanto di ringraziarti tantissimo. Eccolo qua, arrivano, perché devi sapere che mi arrivano in differita. Allora, c'è il nostro amico Erio, in una scala di importanza. Che peso dai allo storytelling, video emozionali o immagini di vita reale o costruite volendo colpire l'utente ed influenzare l'esperienza d'acquisto? Allora, io ho un problema tecnico, nel senso che praticamente non sento più niente, sento molto a scatti. Allora, guarda, vedi nella nostra piattaforma, nei live comments. Allora, vediamo un po'. Perché il bello della diretta, noi abbiamo durante le dirette una piattaforma di broadcasting e quindi vediamo tutti i vostri commenti qui sulla piattaforma. Quindi nei commenti live, Lucia, vedi Erio. Ok, ci sono. Allora, Erio, parli con quella giusta, nel senso che io ho basato la mia professione e anche la mia vita quotidiana sullo storytelling, quindi su un certo modo di narrare. Perché la differenza tra contenuti e storytelling, lo storytelling è un modo di narrare. È molto importante perché ogni azienda, ogni servizio, ogni brand dovrebbe avere un suo storytelling per essere riconoscibile al fine di appunto o vendere qualcosa. Per esempio mi viene in mente, che ne so, Lazzari, che è questo brand di abiti del gusto francese, Made in Italy di Verona. Loro appunto sono molto riconoscibili perché fanno lo storytelling che si avvicina molto al mondo della Francia e fa tutto, perché infatti mi risulta che stiano vendendo anche molto bene, perché è un brand molto riconoscibile, perché se voglio quella determinata cosa vado da Lazzari.
Per quanto riguarda i video emozionali o le immagini di vita reale che adesso si fanno per la maggiore, soprattutto in TV, che sul digitale, mi hanno molto stufato. Mi hanno molto stufato perché si arriva al discorso di prima, no? E della velocità della comunicazione. Io adesso non voglio vedere video emozionali, voglio vedere video che mi fanno divertire, non che mi fanno piangere, se con emozionali tu intendi, credo che di intendere così, un po' penso, no, penso che in realtà lui intenda video un po' più costruiti, che siano contestualmente anche enfatici. Quindi no, te lo dico perché lo conosco e lui è un brand. Infatti l'abbiamo invitato durante la diretta e penso che appunto lui si riferisca a questo. Video emozionali nell'ambito moda, quindi costruiti con un forte storytelling, con una forte... Certo, allora sicuramente per quanto riguarda, sì, certo, per esempio anche mi pare che sia, non ricordo quale brand di scarpe, forse non è lo Butin, è un altro, che ha fatto uno storytelling pazzesco, creando proprio delle immagini, delle scene di vita, non vera, perché c'è un prestigiatore, ci sono delle scene. Ferragamo? Non è Ferragamo, vabbè, Ferragamo ha fatto una cosa meravigliosa. Beh, è quello lì che ha fatto anche il Fashion Film Festival, ha presentato il Fashion Film Festival di Milano, se non erro. Cioè, parliamo di Hollywood, cioè cinematografia pura. Se però, anche senza andare ad Hollywood, prendendo dal punto di vista social, cosa ha fatto... non è Ferragamo, no, aspetta, si fotte Ferragamo, sto facendo confusione, che ha creato un format che si chiama Trivia, quindi in ambito Covid, quindi periodo storico Covid, loro hanno messo più importanza non tanto ai vestiti, ma quanto alla storia del brand, quindi hanno fatto uno storytelling emozionale, sicuramente, con un'estetica molto precisa su questo, perché... Il momento in cui è scoppiata la pandemia non era il momento giusto di venderti i vestiti, perché ovviamente lì avresti mandato quello. Mi pare che fosse Ferragamo o non era Ferragamo? No, io per Ferragamo mi riferivo alle calzature, perché ho visto questo fashion movie bellissimo, ma ti parlo di circa 2 anni fa, dove veramente c'era una regia pazzesca. Non so se ti riferissi a quello, ma comunque in generale sui social durante la pandemia ci sono stati dei brand che si sono approcciati in modo assolutamente creativo, che nonostante l'impossibilità nel potersi vedere, nel poter vivere e realizzare set, perché ovviamente non c'erano protocolli che regolarizzassero il tutto, ma perché il rischio era molto alto di contagio. Adesso tutto si sta riprendendo step by step, però hanno inventato, proprio per mancanza di contenuti visivi, si sono reinventati dal materiale pregresso che avevano, dalla digitalizzazione, si è arrivati al 5D o addirittura di costruire e decostruire delle storie. Quindi da lì poi la creatività è spiccata a mille, ecco. Quindi io personalmente questa pausa di 2 mesi, perché poi adesso, come dicevi tu, adesso effettivamente io da lunedì pure sono diventata prettamente operativo quasi, io ci vedo tanto del buono, perché abbiamo imparato a fermarci, abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo imparato a fare ricerca e abbiamo imparato anche un po' come i nostri nonni, no? Durante... le pandemie, ma addirittura durante i conflitti mondiali, a realizzare il tutto con poco, con quello che si ha, con la propria creatività e con le possibilità che si hanno appunto in un momento come questo di restrizione. Quindi per me è stato un periodo, personalmente un periodo assolutamente positivo. Lucia, senti, allora, io veramente volevo ringraziarti per questo tuo intervento, non vedo altre domande. Veramente grazie per aver dato spunti creativi per contenuti social, per approdare sul mondo digitale in maniera intelligente e ricca. Ragazzi, seguitela @luciadelpasqua, seguite le sue evoluzioni e noi con gli appuntamenti di Ferrari Fashion School, con i talk, ci vediamo giovedì prossimo e vi sveglieremo il guest nei prossimi giorni, così che voi possiate preparare le domande. Grazie mille a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.